tipico sedimento storico lasciato dentro i manuali da questa una storia che è pre-relativistica. L'idea, la faccio breve, poi ci la rivediamo quando, ma prima di Einstein, nel 1895 o giù di lì, era che una particella carica, se si muove, siccome produce un campo magnetico, che è sempre più intenso, più rapidamente si muove, ci vuole più, sempre più energia, e quindi è come se ci avesse una massa maggiore di quella che ha, perché gli serve più energia per accelerarla, e credo questa massa di origine elettromagnetica dipendente dalla velocità, si scrivevano le formule per la massa elettromagnetica che dipendeva dalla velocità, eccetera. È tutta roba, con la relatività non c'entra assolutamente niente, e che però poi, quando è arrivata questa roba qua, qualcuno ha pensato bene di riuscire a recuperare, perché naturalmente c'è un'inerzia e tutto questo, gioco di parole finissimo, c'è un'inerzia e tutto questo, e eccetera eccetera. Ma insomma, adesso lasciamo perdere, però la massa è la massa, questa è sempre la stessa cosa, la quantità di moto va cambiata perché ci va messo perché sia consistente con le leggi di trasformazione e di conservazione, questo termine qua. E lo si può vedere a questo punto giocando con degli esempi, però se ci vuole un po' di tempo non ci frega niente. È quello. Benissimo. L'energia. Cinetica, ci limitiamo, non possiamo continuare. Classicamente questa cosa qua. Quindi tra l'altro vi faccio notare che classicamente questa è la relazione classica tra energia e quantità di moto. Oh, quindi vedete che tra l'altro classicamente è un po' insensato dire, cioè per avere un oggetto fisico, per avere quantità di moto e energia ha da avere una massa, perché sennò quella roba fa zero, insomma, non vale niente. Benissimo. Mentre qui non è detto. Perché un oggetto che va alla velocità della luce può non avere massa, perché per lui gamma vale infinito e zero per infinito può fare quello che gli pare. Però lo vediamo un po' meglio. Come è fatta l'energia relativistica a questo punto? Vabbè, ci sono vari modi, però potrei dire semplicemente è fatta così. Però ora ve la costruisco invece, perché questo è divertente. Con questo giocherello. Notate naturalmente che questo ha tutte le caratteristiche buone che vogliamo che abbiano le grandezze relativistiche. A basse velocità diventa uguale a quello classico, a bassa velocità lo dedicando uguale a 1, quindi ci siamo. Allora, adesso cerco l'espressione dell'energia relativistica, no? E la cerco, al solito, ve la costruisco, facendo il seguente giochino. Io voglio avere adesso qua una cosa che sia una massa per una velocità al quadrato, dimensionalmente, perché quella è energia, che si riduca a un mezzo mv quadro a basse velocità, d'accordo? E che però sia diversa perché è. E mi faccio guidare da una sordida idea, che no, se non l'ha capita è quella, insomma. Io ho capito che la quantità di moto è la grandezza dinamica di tipo spazio, per capirsi, cioè che è fatta così perché lo spazio è fatto in un certo modo. L'energia, vi ricordate, è quella legata alle simmetrie del tempo, quindi è una quantità dinamica di tipo tempo, fatemi la linea in questo momento, è legata alle simmetrie temporali. Poi studiando lo spazio e il tempo ho scoperto che lo spazio e il tempo da soli non contano niente, quello che conta è mischiarli insieme per farci le cose intelligenti, e ho scoperto l'intervallo spazio-temporale è un invariante. Allora mi viene in mente, vediamo di costruirci, quando passo dalla cinematica alla dinamica, una combinazione di grandezze, di dinamiche, di tipo tempo e di tipo spazio che sia invariante, perché il giochino diventa quello. E lo faccio da subito, salvo andare a vedere poi se funziona. Adesso lo possiamo proprio fare. Comunque, cos'è? Partiamo da qua, questa è l'uno, la definizione di gamma. Allora, questo si scrive anche gamma quadro meno quadro c quadro è uguale a 1. Deve mancare la radice. Ah no, bene. Vabbè, questa è un'identità. Adesso piglio questa identità e la moltiplico tutta quanta per un termine costante. Moltiplico tutto per m quadro c alla quarta. Così. Ottengo. Sono costante,
fin qui ho giocato con i simboli, ho preso un'identità, l'ho moltiplicata per un fattore costante e viene fuori sta porcheria. Va bene? Allora, questa è la cosa, che è un invariante, perché M è un invariante e C è un invariante. Questo è di quadro per C quadro. C'è qualcosa che è valido, va bene. No, va bene. Cioè, un quadro fratto C quadro. Dove? Alla seconda riga. Gamma quadro, meno gamma quadro, quadro, tra quadro, cioè, quadro. Se no la prima rimaneva la sesta. Quindi moltiplicando uguale questo, e quindi vedete, ho trovato che ho costruito un invariante, simbolicamente per ora, naturalmente, questo è un invariante, che risulta dalla combinazione di un affare che è legato alla quantità di moto, col segno meno, e qui c'ho un segno buffo che non ho mai visto, ma che posso scrivere allo battezzo. Questo è m gamma c quadro al quadrato. Quindi sono arrivato a scrivere, lo scrivo qua, m gamma c quadro al quadrato meno p quadro c quadro è uguale m quadro c alla quarta. Bene? E allora ci provo. Mi viene fortissima la tentazione di dire che questa è l'energia. Poi vediamo se funziona. Però battezzo energia in relatività m gamma per c quadro. E quindi questo diventa e quadro meno p quadro c quadro uguale m quadro c alla quarta. Questa è, adesso vediamo perché quella è davvero un'energia, ma questa è la relazione fondamentale di tutta la relatività, altro che la formazione di Lorentz. Va bene? Uno dice, vedete, perché questa cosa qua la chiami energia? Perché voglio, dimensionalmente è un'energia. L'idea di combinare grandezze di tipo tempo e grandezze di tipo spazio per farsi gli invarianti così è soddisfatta. Questa assomiglia in dinamica all'intervallo spazio-temporale in cinematica, insomma, non ci ho costruito una cosa. Per vedere se funziona, e poi tirarmi le possibilità, devo vedere se è vero che questa cosa a piccole velocità ridiventa la buona vecchia energia cinetica. Bene. Allora, a piccole velocità non basta fare gamma uguale a 1, se faccio gamma uguale a 1 viene fuori mc quadro, la famosa mc quadro. Devo prendere gamma, ci devo mettere un po' di velocità, se no che succede? Allora, qui mi serve un minimo di matematica, l'unica formula di matematica che devo usare è che è la seguente, che per i docenti di fisica matematica ovvia, gli altri tenete, è un'approssimazione. Succede che una cosa del tipo, forse l'abbiamo già scritta, che gamma, che è quella cosa che sappiamo, 1 diviso radice di 1 meno con quadro su c quadro, per piccoli valori di velocità, cioè per a maggior ragione per piccoli valori di v quadro su c quadro, si può approssimare molto bene, e quindi c'è tipo uguale circa per v molto valore di c, a 1 più un mezzo un quadro su c quadro. Questo è un risultato che deriva da quello che si chiama lo sviluppo in serie di quella funzione, arrestandosi al primo ordine, perché gamma in realtà, se uno volesse scrivere tutto quanto, è 1 più un mezzo un quadro su c quadro più 3 quarti v alla quarta su c alla quarta più tanti pezzi successivi. Ma se v è piccola rispetto a c, a maggior ragione v alla quarta è piccola, e quindi tutti gli altri pezzi successivi se ne frega. Se v è un decimo di c, un quadro su c quadro è un centesimo, v alla quarta su c alla quarta è un decimillesimo, finché stiamo a velocità anche un decimo di c, questa, cioè tutte quelle di ordinarie, questa approssimazione è più che sufficiente. Se fate questa, se usate questa approssimazione, cioè a bassa velocità, vedete che l'energia, facciamo lo sviluppo, diventa proprio circa mc quadro, che è il termine corrispondente a gamma uguale a 1, più un mezzo di un quadro.
più pezzi assolutamente trascurabili del massimo velocità. E sono tutto contento perché questa qua è l'energia cinetica. Un mezzo MV quadro è l'energia cinetica classica. Quindi questa espressione, che è uscita fuori da questo bagaglio puramente simbolico, in realtà mi convince. E quindi battezzo questa cosa energia. La novità è che compare questo pezzo qua. Questo non c'è, ma uno dice, vabbè, ma chi se ne frega, questo è un termine costante, no? In meccanica classica uno sa che quello che conta sono le differenze di energia. Aggiungerci a quello che c'è la costante non ha mai creato problemi a nessuno, tanto uno fa sempre differenze di energia fra due stati e chi se ne frega. Quindi dal punto di vista cinetico il movimento, l'energia, dove compare la velocità, ritorna a essere un mezzo mv quadro, mi va bene. Il punto è, sto pezzo qui ha un significato fisico o e la risposta è sì, ma quella è uguale a mc quadro. Se uno prende sul serio questa espressione, qui c'è scritto che un corpo di massa m, anche se sta fermo e quindi non ha energia cinetica, possiede una energia in quanto ha massa. E questa energia che possiede è quella che si chiama a volte energia, questo è il termine giusto, energia di riposo, cioè l'energia che il corpo ha in quanto ha una massa, indipendentemente dal fatto che si muova, è uguale a mc quadro. Allora adesso, come al solito, il discorso è andare a vedere se questa cosa ha delle conseguenze fisiche oppure no, la risposta al solito è sì, e poi tra un po' vediamo di vedere che succede. Ma la cosa importante è questa. Perché allora vedete che da qua e qua, classicamente la relazione energia e quantità di moto è questa qui, no? Se faccio lo stesso giochino qua, vedete viene che E è uguale a P per C quadro su tutti in modulo, è la parte adesso che sono visto, giusto? C quadro io, sì, d'accordo? E c'è una cosa interessante. Nella relazione classica compare la massa, perché appunto classicamente oggetti senza massa non c'è stato, non esiste la dinamica di oggetti privi di massa, no? Qui invece succede che, almeno formalmente, se la guardate queste tre espressioni, è possibile ipotizzare, e poi vediamo se esistono per davvero, oggetti che hanno massa nulla e però hanno quantità di moto e energia diverse da zero. Basta che abbiano gamma uguale a infinito, cioè che vadano alla velocità della luce. Scusi, ma lì c'è C quadro? Dove? La seconda riga. Qua. Se c'è tutto costante. N gamma C quadro. Non ho capito. Gamma c'è. Non c'è la V. La busta dentro gamma, che quando lo sviluppi in serie ti dà questo risultato qui a bassa velocità e ti dà una cosa più complicata se le velocità sono elevate, no? Quindi, se mettete insieme, pensate un attimo, posso avere un oggetto da qui che ha quantità di moto diversa da zero ma massa nulla? Sì, se gamma è uguale a infinito, ma gamma uguale a infinito vuol dire che va alla velocità della luce, no? Ma se vuole nulla? Eh? Vuole uguale a zero? Non c'è nulla. Se è massa zero, vuol dire zero? No, no. Zero per infinito fa quello che gli pare. Quello che gli pare. Zero per infinito è una forma indefinita, è infinito, può fare qualche cosa. E allora se fa quello che gli pare, perché deve fare B? Fa un qualche valore finito, è possibile prendere in linea di principio un oggetto di massa nulla purché vada alla velocità della luce, questo termine può valere quello che gli pare, quindi questo oggetto può avere la quantità di moto che gli pare e corrispondentemente l'energia che gli pare quanta, beh, se va alla velocità c, questa relazione diventa è uguale a p su c. Quindi qui c'è scritto, va bene, che è ipotizzabile, poi dobbiamo vedere se esistono oggetti di massa nulla che viaggiano a velocità c
e che hanno quantità di nuoto di energia diversi da zero legate fra loro da questa relazione, controprova quanto fa E quadro meno P quadro C quadro per un oggetto del genere? Zero, perché E è uguale a P per C, scusate, non so, faccio delle visionate delle finanze. E quindi per oggetti del genere questo vale zero, che prova che assolutamente fa questo zero. Dopodiché il problema è che oggetti del genere esistono e la risposta è sì, sono potenti. Anche mio primo? Anche? Anche mio primo? No, perché i nocini hanno massa. Hanno massa? Adesso lo sappiamo ufficialmente. Poca, ma ce l'hanno. Infatti ci scegliano tutte le cose recenti. Ma quando si pensava che sì. Ma no, gli oggetti fisici di massa nulla sono i quanti di luce o fotoni che hanno tutte le caratteristiche che devono avere qua dentro. Hanno massa nulla, vanno alla velocità della luce perché sono luce, possono trasportano quantità di moto ed energia e per loro vale la relazione E quadro meno P quadro C quadro uguale a zero perché appunto non hanno massa. D'accordo? Allora, allora che poi naturalmente si potrebbe fare, ma è implicito come l'abbiamo fatto, è ovvio che questa grandezza è invariante, però questo non è interessante farlo, scusate, ma questo vuol dire che se, che vuol dire questo? Vuol dire che se io prendo un oggetto in moto che ha in un certo sistema di riferimento c'ha una certa energia e una certa quantità di moto, se cambio il sistema di riferimento ovviamente la sua energia e la sua quantità di moto cambiano perché cambiano le velocità, quindi, però questa combinazione ha lo stesso valore perché è comunque uguale a questa roba qua che è quella che è lei, non c'è più. Quindi vedete, il quadrato di E e il quadrato di questa cosa si comportano in dinamica come il quadrato delle distanze e il quadrato degli intervalli temporali, insomma è la stessa cosa. Separatamente fanno quello che gli pare, ma si trasformano in modo tale che la loro particolare combinazione data dalla differenza dei loro quadrati opportunamente registrati costituisce un'invariante che esprime di nuovo una proprietà fisica degli oggetti. Nel caso dell'intervallo spazio-temporale, l'esistenza di una relazione causale o meno fra i due eventi. Qui la massa del sistema di cui sto parlando, moltiplicata per il fatto che ha la massa, no? Che è sempre la massa, questa buona. Allora, a questo punto si possono fare un po' di cosine. Intanto si può fare una cosa. Poi quello che abbiamo visto, scusate, è che in particolare quindi l'energia diventa questa cosa qui, che si può scrivere in quest'altro modo. Ora, a qualunque velocità vada, anche se va a velocità molto elevate, a questo punto questi pezzi non li posso più trascurare, diventa una cosa più complicata, dovrò tener conto anche di tutto. Infatti, questi sono tutti pezzi che dipendono da potenze più alte del rapporto V su C. È chiaro che quanto più V si avvicina a C, tanto più questi pezzi sono significativi, ed è ovvio che quando V su C diventa 1, quei pezzi sono tutti uguali a 1, questa roba diventa infinita, il che dimostra che un oggetto dotato di massa non può andare alla velocità della luce perché dovrebbe avere una energia infinita, questo è il punto. Se un oggetto di massa m andasse alla velocità della luce, gamma sarebbe infinito e quindi questo qui è diverso da zero, e sarebbe infinito, ma energia infinita è un nonsense dal punto di vista fisico. E quindi per quanto voi accentate di accelerare un oggetto, è la maniera migliore di dire la cosa che dicevamo prima, che F uguale MA non può andare bene. Ma per questo motivo, perché per portare un corpo massivo, cioè dotato di massa, questa, alla velocità della luce, dovrei dargli una quantità infinita di energia che è fisicamente più di senso. E quindi per quanto sia, me la faccio. Posso sempre aumentargli la velocità, dandogli energia, ma gli aumenti di velocità saranno sempre più piccoli e non arrivano mai a raggiungere la velocità. È per quello che ci vuole il CNH, perché ci vuole... È per quello che ci vuole un acceleratore, tutte quelle robe là, eccetera, 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 poi vediamo. Va bene. A questo punto, domanda, questa è carina, parliamo di LHC e di queste cose qua, no? Sapete, questa è la fisica delle particelle elementari, quindi, insomma, si chiama anche fisica delle alte energie, no?
Che vuol dire alte energie? Perché si chiama alte energie? Domanda scema scema, perché la fisica delle particelle elementari si chiama anche fisica delle alte energie? Perché le particelle vanno tanto veloci. E chi se ne frega? E allora? Mica si chiama fisica delle alte velocità, si chiama fisica delle alte energie. E quindi il fatto che vanno ad alte velocità che comporta sulle energie? Che hanno tanta energia? Sì, tanta? Quanta? Tanto più voglio avvicinarmi a C, tanto maggiore sarà l'energia che devo dare. Quindi diciamo, l'idea è che il protone gira dentro LHC, c'ha un sacco di energia, no? Mentre, che ne so, io faccio pescare questo oggetto per terra, è una felicità, okay. Giusto? Allora facciamo. L'energia di questo oggetto, no, facciamo il conto dell'energia del protone, qui ci vuole due paroline, due di unità di misura. Sapete quant'è l'energia dei protoni dentro LHC? Sono diverse. Aspetta, quant'è l'energia dei protoni dentro LHC? Dell'ordine di U è circa, adesso non importa l'ordine di grandezza, uno in realtà un po' di più. Si chiama un tera elettron volt, ma vi devo ricordare un attimo, ci serve questa cosa delle unità di misura. L'energia normalmente si misura in joule, no? Ci ricordiamo questo. Però quando uno parla di questa fisica delle particelle si usa piuttosto l'electron volt come unità, è una misura di energia anche quella. È l'energia che acquista una particella carica o una carica pari a un elettrone quando è accelerata dalla differenza di potenziale di un volt. Per fare la conversione joule-electron-volt è banale, perché un electron-volt è una carica elettronica in coulomb moltiplicata un volt, e quindi è 1,6 per 10 alla meno 19 joule, quindi è una fedezza un electron-volt, insomma, piccola piccola, benissimo. I protoni dentro LHC hanno un'energia dell'ordine di qualche tera elettron volt. I suffissi, si vede come funziona, un elettron volt, poi c'è il K, il C, vuol dire 10 alla 3, mille volte, mega è 10 alla 6, un milione, giga è 10 alla 9, un miliardo, tera è 10 alla 12. Quindi l'energia del protone di LHC è circa 10 alla 12 tera elettron volt, cioè 10 alla 12, lasciamo perdere 1 e 6, 10 alla meno 19 fa 10 alla meno 7 joule. Bene. L'energia di questo fregno buffo, se lo lascio vedere da un metro, è MGH, la massa di questo coso sarà... L'energia del protone che sta là dentro. Certo. Non di tutta la penna. No. Questa è l'energia di un protone che circola a velocità della luce, praticamente come matto dentro LHC. L'energia di questa penna quando cade per terra, sì, ma insomma lo chiamate il fenomeno di alta energia, faccio un escasto cosa da un metro. No, non della penna, sicuramente del protone. No, della penna. Però certo che cambiamo le masse. Certo che cambiamo le masse. Ma voglio dire, tu diresti che. Io faccio vedere questa penna da un metro. Sempre al protone. Ma io mi riferisco a che cosa vuol dire alta energia. No, tu diresti che è alta energia l'energia che possiede questa penna quando cade da un metro per giù nel pavimento? Ora, cioè, è mix, no? Ci faccio niente. Quant'è? Beh, MGH, un metro per 10, per ciò che è un grado. L'energia della penna, il pennarello. Molto più prendere l'alto. Cioè è circa 10 milioni di volte maggiore di quella dei protoni di LHC. Però noi diciamo che questo, non lo faccio perché se no si rompe, non è certo un fenomeno di alta energia, invece diciamo che i protoni di LHC sono la fisica delle alte energie. Allora io vorrei capire che significa alte energie, perché insomma quella è 10 milioni di volte più piccola. Che vuol dire alta energia? Vuol dire che mi serve tanta energia? No, non mi serve. Quello è vero, mi serve un casino di energia per far funzionare LHC, ma non è per questo. Perché è anche di alta energia
il singolo protone che arriva dai raggi cosmici e produce il mesone di cui parlavamo prima, e lì ce n'è uno solo, io di energia non ci devo mettere niente perché me lo regala gratis madre natura, me lo fa arrivare dritto per dritto così, gnazza! Eppure io dico che quello è un processo di alta energia. Però c'è la stessa energia, anzi c'è l'energia di questo che rinunzia, qui anche di meno. Ma per separarlo dall'atomo ci sta. Perché scusate, la forza la no, no, perché non c'entra niente, no, no. E allora non oggetto di massa m è mc quadro più quello che resta che dipende dalla velocità. Questa è l'energia cinetica e questa è la sua energia di riposo propria. Bene, nel mondo normale questa roba è enormemente più piccola di questa, d'accordo? Perché? Perché gamma è circa 1 e 1,0000 qualcosa, meno 1 fa quasi 0, insomma, quasi niente, confronto a questo. Nel mondo delle alte velocità relativistiche, gamma meno 1 può essere enorme e quindi questa è enormemente più grande di questa. Questa è l'alta energia. Un processo si chiama processo di alta energia quando l'energia in gioco è molto più grande o confrontabile con l'energia di riposo degli oggetti che si muovono. Quindi non ha nessun senso confrontare fra loro l'energia del pennarello e l'energia del protone. Ha senso confrontare l'energia del protone dentro LHC con la sua energia di riposo e l'energia di sto pennarello quando cade con la sua energia di riposo. E allora lì, se si fa due conti di riserva, scopre che per quanto riguarda il pennarello è banale. La sua energia è un giallo, la sua energia di riposo è una cosa quadro, spaventosa. Che è assolutamente spaventosa in confronto. Quindi se va. Quant'è l'energia di un protone? L'energia di un protone lo sappiamo quant'è, è l'energia di riposo, è mc quadro. La massa del protone è. Vabbè, vi do il risultato, la massa del protone è, mi ricordo, 1,67 per 10 alla 27 kg, per moltiplicare c quadro che è circa 10 alla. 3 per 8, 10 alla 10, però che diavolo è, fatti suoi, è circa convertita in electron volt, è circa un GeV. E un GeV è circa un milione di volte più piccolo, no, mille volte più piccolo di un TeV, quindi vuol dire che quel protone dentro l'LHC non solo corre un matto, ha un'energia che in sé come valore assoluto non è niente di che, ma la sua energia è circa mille volte la sua energia di riposo, quella è alta energia. Per dire che una cosa è grande o piccola, questo è un vecchio discorso, non fisica, la devi confrontare con una scala di riferimento, però non c'è senso. Alta energia vuol dire tanta energia in confronto a la scala che mi è data dall'energia di riposo del sistema di cui sto parlando. Va bene. Tra l'altro è divertente questa cosa, se voi chiedete a un fisico, se io vi chiedo diciamo, quant'è la massa del protone, appunto, no? Uno dice, boh, uno va a guardare magari, io dice, non so, riporta, e dice 1,67 per 10 alla meno 27 kg. Ma un fisico non vi dirà mai una cosa del genere. Un fisico dice che la massa del protone è 940 mega elettron volt, cioè circa un GeV. E uno dice, ma che sei scemo? Cioè le masse si misurano in chili. Tu mi misuri la massa e ti chiedo la massa e tu mi dai un numero che è una misura di energia. Perché in realtà si dà mc quadro. Quando uno dice la massa del protone è un GeV, intende dire che la massa del protone, tecnicamente, che la massa del protone moltiplicata a c quadro dà l'energia di riposo del protone che è circa un GeV, 940
nel 138, ripetiamo adesso, chiedete quant'è la massa dell'elettrone? Mezzo meno. In regina, sì, certo, vuol dire che la massa è 10 alla meno 30 kg, ma c'è con questa definizione tutto quello che riguarda fotoni e fisica dell'alta energia? No, il fotone non ha senso, perché essendo la massa del fotone zero è più grande. Il fotone ha energia, tu più basta, non c'ha senso confrontare. Ma MC quadro è zero, quindi molto grande. No, capito questo? Termine, certo. No, l'atomia è diverso da zero. Ma i fotoni sono bestie un po' speciali, perché non avendo massa non ha senso confrontare. Infatti un fotone può avere energia qualsiasi, dipende dalla frequenza, no? I fotoni della luce ordinaria hanno un'energia relativamente bassa, i fotoni dei raggi gamma sono enormemente più energetici, ma non li puoi confrontare con l'energia di riposo, perché appunto il fotone non ha energia di riposo, non ha massa. E quindi in quel caso, anche energia o no? No, dipende, no. A quel punto la fisica del fotone non esiste. Non esiste di per sé la fisica del fotone, se è di alta energia o meno. Ci sono, ha senso dire, la fisica è interessante quando i fotoni interagiscono con la materia e succede qualcosa. Allora, se io voglio far succedere un processo in cui la luce emessa da quella lampadina, i fotoni di quella lampadina interagiscono con una reazione chimica e producono una reazione chimica, l'energia di quei fotoni è dell'ordine di qualche elettronvolt, che è paragonabile con l'energia dei livelli elettronici di un atomo in cui avviene. Questa è bassa energia. E quindi anche quel fotone, dico che comparativamente l'ordine, la scala dell'energia è di bassa energia. Se invece di quella lampadina piglio i raggi gamma emessi dalla radiazione di sincrotrone di un acceleratore lineare, quindi hanno un'energia individuale che è sufficiente a produrre una coppia di particelle elettrone-positrone o cosa del genere, allora li sto a un processo di alta energia. Quello, nel caso del fotone non posso fare il confronto con la massa, perché la massa è zero comunque, quindi non ha molto senso, dipende dal processo fisico in cui prende parte. Però se io ho una, non mi importa che cosa, scatena una emissione di luce da una sostanza, no? Per esempio, non so, ci sono insomma dei fenomeni. Allora, lì la massa non varia, ma varia il contenuto di energia. La massa di chi e il contenuto di energia di chi? Detta così. La quantità di sostanza che ho, una massa, no? Però dico, se questa massa emette per l'interazione con qualche sistema dei fotoni, sì, vuol dire che non è variata la massa, ma è variata l'energia. No, se una certa quantità di sostanza, una massa emette radiazione, butta fuori energia sotto forma di luce, l'energia totale si conserva, quindi l'energia del corpo che ha emesso luce è diminuita, perché parte di questa energia è stata buttata fuori sotto forma di radiazione luminosa, e quindi è diminuita la sua massa, perché essendo lui sempre fermo ed essendo la sua massa uguale alla sua energia, un corpo che emette radiazione luminosa diminuisce la sua massa, questo è giusto, perché ha meno energia. È esattamente il contenuto del lavoro di Einstein, in cui lui scrive è uguale a mc quadro, ma lo fa per l'appunto su un corpo fermo. Lui fa il seguente esempio: supponiamo di avere un corpo, che è un atomo, che emette due fotoni, cioè luce, in due direzioni opposte, qua questa è la cosa, e lui dimostra che se questo succede vuol dire che ha emesso energia, e quindi la sua, usando questo tipo di relazione che sono cancellato, quella fondamentale, quella che dice energia al quadrato meno più quadro c quadro uguale eccetera, ha perso la sua massa. Quindi il titolo di quel famoso articolo, che è all'origine di parte delle confusioni su che cos'è uguale a mc quadro, è proprio con un punto interrogativo.
la massa di un corpo è una misura del suo contenuto di energia, e in questo senso la risposta è sì, un corpo a riposo ha una energia, il suo contenuto di energia è la sua massa, perché a riposo tutto questo pezzo qui non c'è, perché non si muove, e rimane è uguale a mc quadro. Il significato è esattamente questo: un corpo di massa m ha un'energia pari a e. Invece il movimento dipende dalla velocità. L'energia cinetica ovviamente dipende dalla velocità. Allora, dunque, ci sono le 8. La volta prossima, quello che vorrei fare, a parte ovviamente anche vorrei prendere alcuni esempi tirati di fisica delle altre energie, che se non c'è gusto, possiamo andare e farvi vedere come, usando questa roba, niente di più di questo, ci si fa un mare di fisica interessante, si capiscono forse una serie di cose che uno legge regolarmente, per esempio quando si parla di queste cose, le particelle, le HC, questi bosoni di X, i numeri, questi gel, ci si fa un mucchio di roba. In particolare vorrei chiarire, perché sembra importante per chiarire questa storia del rapporto che c'è tra in relatività, tra massa, inerzia e questa storia della massa relativistica che dipende dalla velocità, che è una maledizione che ci tormenta ancora e che quindi qui almeno cerchiamo di ucciderla una volta per tutte. Quindi capito, questa è l'ultima puntata, anche lunedì prossimo c'è il problema che ho prima lezione, quindi cominceremo sempre alle 6:15. Sì, no, principio di integrazione. Che no, sul principio di integrazione tutto questo niente. Fin qui niente. Tutto questo. No, però appunto, scordi qui niente, ma.